Annalisa Mazzucchelli, Business Sport 24, oggi vola in Arabia Saudita perché il principe erede del regno saudita Mohammed bin Salman appunto sta cercando di mettere le mani sull'Inter. I tre elementi cardine del Public Investment Fund sono la massima disponibilità di denaro, un progetto in espansione e l'ambizione di riqualificare il nome dell'Arabia Saudita. Il principe vorrebbe appunto diversificare gli investimenti per non dipendere solamente dall'oro nero e, pur avendo una grossa quantità di liquidità nel paese, preferisce appunto diversificare questi investimenti e entrare nel mondo del calcio. Le personalità economiche del Golfo sono ormai parte integrante della scena calcistica europea da ormai qualche anno. Come tutti sapete, il governo di Doha è ormai associato in maniera indelebile al Paris Saint-Germain, di proprietà della Qatar Sports Investment, ma anche delle diverse sponsorizzazioni che la compagnia di bandiera, ovvero la Qatar Airways, è riuscita a portare a termine sul continente. Dubai è presente anche con l'emblema della Fly Emirates stampato sulle divise di alcune delle più prestigiose compagini europee. Abu Dhabi è collegata invece al Manchester City e alla Etihad Airways. Per oggi è tutto, io vi ringrazio e ci vediamo domani con una nuova puntata di Business Sport 24. Un bacio, ciao!